Librando. Libri in volo con Dante Cerati. A Faenza c'è chi vive come se fosse morto, ma anche chi non aspetta altro che aver la possibilità di buttarsi giù da un acquedotto che ancora non c'è. Cosa fare a Faenza quando sei morto? L'ultimo lavoro di Gene Gnocchi per Bonpiani Editore racconta, fra realtà e finzione, il bombardamento mediatico a cui effettivamente tutti siamo sottoposti, presentandoci un mondo che è fatto di informazioni di superficie e banali e che ci riempiono la testa. Il suo stile giocoso, ironico ed eclettico parafrasa una realtà difficile da controllare. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati, benvenuti a questa nuova puntata di Librando. Al telefono ho l'autore del libro, Gene Gnocchi, che naturalmente ringrazio per essere in nostra compagnia oggi. Ciao Gene, benvenuto. Ciao a tutti, ciao. Io vorrei iniziare proprio dal titolo, che è molto originale, di questo tuo ultimo libro. Cosa fare a Faenza quando sei morto? Come l'hai pensato? Come ti è venuto in mente? Ma in realtà parafrasa è il titolo di un film, di un vecchio film che si chiamava Cosa fare a Denver quando sei morto, con Andy Garcia, un film molto bello, tra l'altro di parecchi anni fa, e quindi mi è venuto in mente e l'ho messo perché andava benissimo per la situazione di questo romanzo. In questo tuo libro tu racconti un mondo dell'informazione tra realtà e immaginazione. I fatti pretendono la nostra attenzione per il tempo che vogliono e ci riempiono la testa. Come mai hai scelto di indagare questa tematica così complessa? Mi sono reso conto che ormai, insomma, sei continuamente soffocato da queste cose che hanno tutte la caratteristica di essere fondamentali, uniche, irripetibili, e poi se le vai a vedere bene si rivelano proprio delle bolle di sapone assolutamente insignificanti. Quindi ho detto, ma perché non proviamo a fotografare questa situazione, perché veramente è una cosa soffocante. Tra il web, la televisione, i giornali, i media, non è più un attimo di veramente di pace, e quindi ho detto, ho puntato l'occhio su questo fatto. Ho deciso di fotografarlo e di darne una testimonianza. Ecco. Tu nel libro citi Massimo Gramellini, ma anche tanti altri personaggi, Luca Cordero di Montezemolo, Emanuele Filiberto, Emi Schilla. Ci presenti, insomma, in modo giocoso e che fa però molto riflettere giornalisti, imprenditori, personaggi della politica. Perché, ecco, questa carrellata di nomi? Come li hai scelti, Gene? Perché sono i protagonisti di questi fatti, quindi non ho fatto altro che registrare, poi ovviamente metterle a modo mio tutte queste situazioni, e chiaramente ho tenuto i nomi veri perché mi sembrava anche giusto prendersi anche le proprie responsabilità. Quindi uno vede tutto questo avvicendarsi di personaggi ed era giusto citarli con loro vero e proprio nome e cognome, quindi non ho fatto altro che riportare, ovviamente stravolgendoli a mio modo, certo, tutti questi fatti, e quindi il risultato è questo qui. Senti, ma l'eccedenza di informazione a cui siamo sottoposti oggi, secondo te ci impedisce di pensare o ci fa arrivare a pensare troppo? Tu cosa ne pensi? Secondo me ci impedisce, perché io non credo proprio nell'approfondimento, ma non hai neanche il tempo di renderti conto, quindi alla fine sei continuamente sballestrato di qua e di là, saltabecchi da un accadimento all'altro e non hai mica tempo di prenderti anche un tempo tuo, che è un tempo interiore che andrebbe recuperato, andrebbe rivalutato. Quindi io ho cercato di significare questo soffocamento che continuamente ti attanaglia, ecco. Tu esprimi anche un'idea sulla politica, sulle riforme, ma ci saranno, secondo te, queste tanto attese riforme? Ma io ho i miei dubbi, cioè, o comunque non mi sembra l'elemento che interessi maggiormente gli italiani. Gli italiani interessano delle parole chiare, delle parole precise, interessa ridare dignità al lavoro, ridare dignità alle persone che lavorano, e questo, ridare dignità ai giovani che cercano lavoro, e questo, insomma, io lo vedo sempre più difficile di questi tempi. Io ho dei grandi annunci, delle grandi cose, faremo, vedremo, però poi in concreto, insomma, si fa proprio fatica a entrare a vedere una luce. Tu nel libro parli di una realtà in continuo aggiornamento, quasi come se fossimo in uno stadio beta, cioè fatto solo di informazioni superficiali e banali. Ma secondo te si può uscire da questo loop o proprio siamo condannati? Secondo me bisognerebbe recuperare un proprio tempo. Io suggerirei di avvicinarsi un po' alla poesia, ecco, se possibile, cioè cominciare ad accostarsi a coloro che hanno preso nei confronti del mondo una visione un po' più distaccata, un po' più serena. Quindi comincerei a leggere qualche poeta, e sarebbe, insomma, un bel viatico. Qual è la cosa che ti indispettisce di più della nostra società, e come mai ci dichiari nel libro di sentirti di disturbo? Mi disturbo
disturba questa idea che tutto sia assolutamente una cosa che, se non la si sa o non la si prende in considerazione, la propria vita sembra diminuita. Poi dopo vai a vedere, cioè, vedi che tu dici: ma chi se ne frega, voglio dire, di questa cosa qua, ma che ne importa? È questo qui che disturba proprio questo senso di ineluttabilità, di epocalità che ha ogni fatto, che invece non vale minimamente niente. Volevo chiederti informazioni sulla pista ciclabile di Faenza, perché tu dici nel prologo che è l'unica cosa che conta. Come mai? No, perché io abito a Faenza, c'è proprio la pista ciclabile è diventata proprio un totem, nel senso che chi sta a Faenza sa che chi va sulla pista ciclabile è come se fosse investito da un diritto divino. Quindi, se soltanto osi passare con la macchina a distanza di centinaia di metri, vedi queste facce tocche ti guardano come se tu avessi profanato chissà che cosa. In realtà, voglio dire, la pista ciclabile è la pista ciclabile, ma è così, una cosa da ridere, perché è diventato veramente, per me che abito a Faenza, una cosa insostenibile. In definitiva, Gene, terminando con un domandone: come si sta a Faenza da morti? A Faenza da morti, guarda, si sta benissimo, perché non si sente niente e soprattutto non si ha bisogno di calcolare l'età pensionabile. Molto bene, allora io ringrazio Gene Gnocchi per questa bella e simpaticissima intervista. Ricordo agli ascoltatori il suo ultimo libro per Bompiani, Cosa fare a Faenza quando sei morto. Gene, grazie ancora e ti aspettiamo a Mantova. E io ringrazio voi, un abbraccio a tutti i mantovani e ciao, ciao a tutti. Ciao.